Antonio Romano, sindaco di Oviglio, uno di quelli che è stato sul trattore a protestare per note vicende, insomma. Ma sei anche un sindaco, sei anche di un partito di governo. Qual è la tua opinione su quello che sta succedendo? La mia opinione è che gli agricoltori hanno perfettamente ragione a protestare, perché i punti in cui protestano sono tutti da modificare. Naturalmente la categoria parte da chiedere 100, penso che poi se si ottiene 10 o 20 saremmo già contenti. Ma qual è il punto nodale, ecco, su quello su cui bisogna battere di più? Secondo me sono i prezzi dei prodotti agricoli. Prezzi dei prodotti agricoli che devono essere più remunerativi, ci deve essere meno differenza che si spalma tutta sulla filiera, perché sai benissimo che l'agricoltore di un prodotto prende un centesimo di quello che vai a comprare al supermercato, e su questo bisogna lavorare. Poi bisogna lavorare sulla pressione fiscale, che non è mai stata troppo aggressiva, però in questo momento bisogna cercare di renderla meno aggressiva ancora. Mi sembra che il governo sia andato in questo settore, si sia mosso abbastanza bene, perché ha dato di nuovo l'esenzione IRPEF per i redditi fino a 10.000 e metà, e il 50% per i redditi fino a 15.000. Ultima cosa, dietro le quinte dicevi l'Europa non ci dia niente, non vogliamo contributi all'Europa, ma sì, ci facciano lavorare come sappiamo fare. Secondo me sarebbe la cosa migliore che sappia che non ci dia troppe limitazioni, ma neanche contributi, però che i prodotti agricoli devono avere il prezzo che meritano, come era una volta. Io sono vecchio stampo. Vecchio stampo. Chi vince, esatto, lo scudetto? L'Inter sicuramente.